Giambalaya, ciao a tutti, cari amici e ben ritrovati nel mio canale. Vi ringrazio perché state aumentando di numero per un certo periodo. Sono rimasto statico alla cifra di 469-470 iscritti perché alcuni si iscrivevano, alcuni si iscrivevano, però diciamo che questa situazione stazionaria non c'è più, visto che siamo arrivati a 482. Spero che per la fine dell'anno magari riusciamo ad arrivare a 500, lo spero, però vi devo dire che sono soddisfatto tantissimo per dove sono arrivato, per questo punto, perché siete veramente in tanti e mi seguono in pochi rispetto a quanti iscritti ho, però ecco, sono felice così, quindi perché dovrei chiedere di più? Volevo scusarmi innanzitutto perché la partita di sottofondo è una partita su Call of Duty Modern Warfare 3, e in secondo modo perché è una partita camperata e quindi mi dispiace, però ho provato a darvi gameplay di Black Ops 2, ma siccome questa mattina non sono stato a scuola ma sono stato a casa, ho tentato di giocare, di fare partite buone su Black Ops 2, ma vi posso assicurare che non mi è venuto niente di buono. Poi ho messo su questo videogioco e boh, non so, forse perché mi trovo meglio con le armi eccetera eccetera, quindi mi è stato possibile proporvi una partita migliore rispetto a quelle di Black Ops 2, che sono scabrose sotto ogni singolo punto di vista. E siccome è passato quasi un mese all'uscita di Black Ops 2, vorrei anche paragonare questi due videogiochi, cioè Modern Warfare 3 e Black Ops 2. La partita di sottofondo è una partita giocata in scusate, uccisione confermata Village Battaglia Terrestre con l'ACR 6.8, caricatore mentale silenziatore, sciacallo inflessibile, tiratore scelto, primo bonus. Gioco di prestigio, secondo assassino, e al terzo invisibilità, poi tutti bonus specialista, eccetera, eccetera. Utilizzavo come arma secondaria lo Javelin. Ho provato a lanciarlo, ma come sapete, hitmarker. Poi dopo sono andato una buona serie. Vabbè, insomma, questa è la partita. Vi chiedo scusa se è camperata, appunto, però sono stato insieme alla squadra per poter giocare meglio, per poter essere protetto da più parti, visto che questa mappa è molto aperta, quindi missili, predator e altre cavolate varie possono rovinare la streak. E ecco, avendo parlato della partita, pensavo se magari io facessi gameplay di Battlefield 3 mentre voi proponete video di Call of Duty attraverso partite scritto, proprio perché francamente Black Ops 2 non è un gioco che mi piace giocare, perché mi dà fastidio, non so, la connessione non mi va bene su quel videogioco e non è un gioco che mi dà un brivido, un'emozione. Secondo me un videogioco è bello quando lascia nel giocatore un brivido, un qualcosa. Modern Warfare 3 mi ha lasciato molti brividi, veramente tanti brividi, molto brividosi. C'avevo freddo quando giocavo a questo videogioco, perché la rabbia era tanta, però la soddisfazione di raggiungere un obiettivo, uno scopo, per esempio la MOAB. In Black Ops 2 ce l'abbiamo, è vero, se arriviamo all'ultimo prestigio c'è la carica nucleare, però dopo aver fatto 15 prestigi, avete voglia di incominciare a giocare per fare una carica nucleare? Io personalmente no, anche perché penso che dopo 15 prestigi mi verrebbe il vomito addosso, soprattutto per gente che americani magari che non hanno, lavorano su YouTube, prendono magari tanti soldi per la partner e quindi puntano ad arrivare all'ultimo prestigio per fare figaccioni nel giro di un mese, ma io penso che il loro corpo sia distrutto, perché giocare consecutivamente a un videogioco solo per arrivare all'ultimo livello, non lo so. Complimenti a chi è già all'ultimo prestigio, ma io personalmente, umanamente, non ci riuscirei. Quindi magari se voi proponete partite di COD con partite scritto, vi faccio anche sponsorizzazione, quindi spero che magari il numero di iscritti aumenti, perché vi faccio un favore, quindi penso che sia una cosa molto gradita. E Black Ops 2, scusate, è un videogioco secondo me insipido, insipido perché non ha sapore, non mi dà niente, non c'è niente. Forse le armi sono equilibrate, forse sì, forse no. Qui botta di button, mi salvo.
Non mi dà emozioni. Modern Warfare 3, devo dire che mi è piaciuto perché c'erano armi che mi piacevano, per esempio l'ACR, armi di questo tipo che forse in Modern Warfare 3 si dimostravano un po' troppo forti, un'attacca sopra gli altri, però devo dire che mi diverte Modern Warfare 3, anche perché ci sono i bonus pro, ci sono tutte quelle caratteristiche che lo rendono un Call of Duty. E paragonando, ecco, facendo una scansione generale, no? Infinity Ward contro Treyarch, che cosa ho dedotto? Ho dedotto che personalmente Infinity Ward ha sempre rischiato, ha sempre cercato di proporre un Call of Duty che magari fosse un po' sopra le regole, con uno stile diverso, e ha avuto successo perché ricordiamo con COD 4 l'incredibile successo. E che cosa ha fatto Treyarch un anno dopo l'uscita di COD 4? Ha proposto War at War, con uno stile d'ambientazione molto vecchia, e secondo me non ha fatto niente di originale Treyarch. Più che altro ha seguito la lunghezza d'onda di Infinity Ward. Secondo me la Treyarch non ha mai rischiato molto, non ha mai provato a creare qualcosa di veramente molto innovativo come invece ha fatto l'Infinity Ward. Pensiamo, che ne so, per esempio a Modern Warfare 2, l'anno successivo Treyarch propone Black Ops, in cui che cosa fa? Pressoché non crea niente di nuovo, anzi magari si torna ha un'idea un po' antiquata, magari del quickscope e robe varie. E torna al passato, però che cosa fa? Equilibra tutta la situazione. E infatti per molti giocatori la saga della Treyarch è apprezzata perché si punta a equilibrare, si ascolta la community, come si suol dire. Però avere un gioco che appunto secondo me è insipido, non mi dà soddisfazioni. Black Ops 2 mi sembra un gioco che è difficile da descrivere. Io sono contrario a questo videogioco, però se voi ancora non avete acquistato Black Ops 2, non sapete che gioco farvi per Natale, io non so se consigliarvelo. Personalmente non è un videogioco che è straordinario, però tutto sommato è buono visto che è molto longevo e per un anno state a posto con i videogiochi. E vi dirò però una cosa molto molto positiva: se siete degli amanti del quickscope, degli sniper, se siete degli amanti del fucile a pompa, vi consiglio veramente vivamente di acquistare Black Ops 2, perché vi giuro su quello che volete, ogni volta che venivo ucciso da un cecchino mai beccavo hitmarker, ve lo posso assicurare. Cioè gli hitmarker da parte dei cecchini e in parte dai fucili a pompa non esiste in quel videogioco. Quindi se siete degli amanti di sniper, di fucili a pompa, ve lo consiglio perché vi divertirete molto, però non mi sembra una motivazione molto ampia per acquistare un nuovo videogioco. La modalità zombie ne ho già parlato fin troppo, quindi non voglio sprecare altro tempo nel parlare di una modalità in cui speravo tanto, però non mi ha lasciato soddisfatto. Un piccolo riferimento al gameplay: se fate caso, io stavo utilizzando la CR con mimetica rossa, con caricatori aumentati in silenziatore, però se vedete nella schermata io avevo un caricatore da 30 colpi, e non so perché, ma quando sparavo e ricaricavo con la CR appunto rossa, con la mimetica, quella lì, insomma l'arma che ho scelto sin dall'inizio, praticamente i colpi non li perdevo, e quindi non lo so. Io però mi ricordo che nel gameplay il numero di proiettili scendeva, però riguardando la modalità cinema mentre stavo registrando la partita mi sono accorto di questo bug. Credo che sia
colpa della modalità cinema, spero, penso, think, believe. Detto ciò, ragazzi, mi scuso se questo video non è eccezionale, vi invito magari a dirmi che cosa volete vedere nel prossimo video, ecco, siate un po' più partecipi perché cercherò di rispondere alle vostre esigenze. Non sapevo che video proporvi, però giusto per augurarvi un buon ponte per la festa dell'Immacolata Concezione, un invito a lasciare un pollice in su se il video è stato di vostro gradimento. Jambalaya, ciao a tutti ragazzi e Bangarang!